campionissimi, un mito soprattutto, Gianni Rivera, e poi Bobo Vieri e Marco Del Vecchio, i bellissimi Sergio Assisi, Alex Belli, dal mondo di Patti, l'idolo delle teenager, Andreas Gill, giornalismo e spettacolo, Stefano Campagna, Lucrezia Lante della Rovere, Anna Tatangelo, e poi le super bellezze, Ria, Ariadna Romero, Claudio Andreatti. Qual è il ballo che ti piace di più? Ma non ce n'è uno in particolare, però quelli veloci li sento più miei. Perché si corre? Sì, perché ci si muove. Dal set di Pieraccioni a questo teatro, com'è? Bellissimo. Sì. Vuoi vincere? Voglio imparare a ballare. Ci sono tante ragazzine qui fuori dall'Auditorium Rai per te. Sì, no, è bellissimo uscire fuori dopo la prova e vedere a tutti aspettando me. Gil, vuoi vincere? Sì, ovvio, sicuro. Una super squadra, quella ingaggiata dall'allenatore Milli Carlucci, affiancata sempre da Paolo Belli e dalla sua orchestra in queste 10 puntate ricche di tante novità. Siete riusciti a trascinare un mito come Rivera. Un mito che ha grande ironia e grande senso del divertimento. È un uomo che non si prende sul serio, non vuole stare in bacheca, non vuole essere una mummia egizia da guardare al museo. Ma chi te l'ha fatto fare? Ma una sfida con me stesso. Partecipi per partecipare o per vincere? Ma una gara la si fa solo per vincerla, non ci sono altre strade. Vinca il migliore, si dice. Rocco diceva sempre, speremo de no.